Signor Presidente, iniziamo adesso la trattazione dell'articolo 3, quello che introduce la cosiddetta prescrizione breve. E quindi arriviamo al momento massimo in cui vengono calpestate le regole. Introduciamo nel nostro ordinamento un'amnistia generalizzata, perché questo è il modo in cui noi dovremmo chiamare questo provvedimento. E tutto questo viene fatto, lo ricordiamo un'altra volta, per bloccare il processo Mills, anche a costo di introdurre nel nostro ordinamento una norma che bloccherà e manderà in fumo migliaia di processi contro criminali comuni. Uno schiaffo a chi fa alle istituzioni una domanda di sicurezza, una domanda di certezza, uno schiaffo in faccia, l'abbiamo visto in questi giorni, anche ai parenti delle vittime del terremoto dell'Aquila che chiedono giustizia per le persone che sono morte sotto le macerie. E tutto questo si calpesta lo Stato di diritto, si calpestano i principi della nostra Costituzione. Tutto questo viene fatto in fretta, con la massima urgenza, con i tempi contingentati. E anche per questo che noi utilizzeremo una parte del nostro tempo per leggere gli articoli della Costituzione che con il vostro voto adesso state calpestando. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Grazie, onorevole Franceschini. Onorevole Bersani. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Onorevole Letta. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi della legge. Onorevole Bindi. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Onorevole D'Alema. Leggerò l'articolo 87. Che dice: il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta. Onorevoli colleghi, vi prego di non interrompere. Non ascoltano la lettura della Costituzione. Forse dobbiamo interrompere, non è un male questo. Di non interrompere l'oratore. Ah, l'oratore. Riprendo. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione, nomina nei casi indicati della legge i funzionari dello Stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere grazia, commutare le pene, conferisce le onorificenze della Repubblica. Aggiungo un breve commento. Meno male che c'è, dal momento che in questo momento rappresenta l'unico punto di riferimento per i cittadini. Mi sia consentito ancora di leggere la prima riga dell'articolo successivo. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere. È più che una lettura, è un auspicio. Onorevole Fioroni. Articolo 24 della Costituzione. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati a non ambienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Breve commento, questa forse è la prima volta che create i presupposti per togliere tutto questo e crearne di nuovi di errori giudiziari. Onorevole Fassino. Colleghi, vorrei richiamare l'attenzione su quello che dice l'articolo 67 della Costituzione, laddove recita che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Credo che dovremmo ricordarlo tutti, e dovrebbero ricordarlo soprattutto coloro che pensano che noi siamo qui per eseguire gli ordini di un capo, mentre invece siamo qui per rappresentare gli interessi di una nazione. Grazie.